provinciale all'ordine del giorno la vicenda della Rechi Multiservice, forse finalmente è arrivata a soluzione. Sì, 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 insomma siamo veramente estremamente felici e contenti che finalmente raggiungiamo una quadratura del cerchio. Infatti, il cerchio si quadra, insomma, nel senso che il provvedimento che oggi andiamo a votare, l'atto deliberativo, ci conferma ancora una volta che la Rechi Multiservice è una nostra partecipata. La rilanciamo con un piano industriale che tiene conto giustamente anche di un po' di mobilità, un po' di pensionamenti, ma soprattutto un aumento delle ore lavorative. Quindi andiamo a chiudere questo provvedimento e subito dopo rapidamente firmeremo anche le convenzioni per ridare dignità alla società e soprattutto per rilanciare una società che per noi è indispensabile. Io vorrei soltanto far ricordare un poco a chi ci ascolta e a chi ci vede che abbiamo perso, grazie alle varie leggi che si sono subentrate per le province italiane, il 50% dei nostri dipendenti, insomma, tra pensionamenti e anche trasferimenti. Oggi noi abbiamo poco meno di 10 cantonieri, quindi vi rendete conto che, come dire, lavorare per le strade, sulle strade, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e sulle scuole, per cui questa partecipata è per noi, come dire, indispensabile. Ma la Rechi verrà ricapitalizzata, non ha dei problemi, insomma? No, non sarà ricapitalizzata, abbiamo con l'ingegnere Lizio, con la parte contabile, la dottoressa Fronte, e con il Collegio dei Revisori dei Conti, anzi abbiamo seguito anche un'indicazione che ci veniva dai Revisori dei Conti, abbiamo semplicemente rinunciato a parte degli utili, ma non l'abbiamo ricapitalizzata. Fino a quando non vedremo qualcosa di concreto, secondo me il problema ci sta sempre. Ricapitalizzare era la soluzione ideale. Probabilmente non hanno ancora il modo, le somme, non so che cosa devono avere ancora, che cosa chiedono ancora. Certo è che noi siamo in queste condizioni da 4 anni, senza vedere uno sbocco. In più si aggiunge, avanziamo da questa azienda, da questa società, la cassa integrazione che abbiamo versato all'INPS e che poi ci hanno detto che noi non potevamo usufruire della cassa integrazione, per cui l'INPS ha rimborsato una buona quota di quei soldi che noi avevamo versato, perché ce li dovevano dare, è passato circa un anno e non ce l'hanno restituito. Avanziamo il 70% della tredicesima, avanziamo lo stipendio di dicembre, gennaio, in più altre cose che in questo momento mi sfuggono, e ci dicono che il problema è risolto. Il problema non è risolto. Il problema è risolto, forse loro intendono nel futuro, io non lo so, ma di fatto ci sta che il presente non dirime niente, cioè non abbiamo proprio come andare avanti, cioè questo è il problema grosso. Se non ci risolvono il presente, come si parla del futuro? E ci siamo lasciati, devo dire, in modo anche positivo con la struttura commissariale dell'ANAC, che ci ha ascoltato, con il sottoscritto, con il mio avvocato del comune, poi l'avvocato Ittigliori, e con il segretario generale Livia Lardo. Ora presenteremo le controdeduzioni affinché dimostreremo la nostra trasparenza.